Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marta e oggi sto per registrare un video che avevo già intenzione di fare da un po' e poi mi avete richiesto anche voi, quindi oggi finalmente lo facciamo e cioè faccio shopping bendata su un sito. Mi sa che lo faremo sul sito di Stradivarius perché hanno spesso cose che mi piacciono, quindi tentiamo da lì. E quindi niente, bando alle ciance, adesso cambiamo inquadratura perché andiamo a computer e facciamo questo shopping bendato che, oddio, ho una paura che voi non avete assolutamente idea. Però vabbè, vedremo che cosa ne uscirà. Eccoci qui sulla pagina di Stradivarius, questa è la home page e adesso scegliamo prima la categoria e poi mi bendo. Non ho una vera e propria benda, quindi metterò una fascia per capelli a coprire gli occhi, sperando che non rovini tutto il trucco. Però in realtà tanto oggi non ho niente da fare, quindi anche se me lo rovina, chi se ne frega. Vabbè, bando alle ciance, io mi dilungo sempre in troppe chiacchiere. Allora, direi di partire da una t-shirt, che ne dite? Quindi andiamo in maglieria, perché cappotti, giacche, blazer, maglieria, vestiti, tute, salopette, gonne, jeans, pantaloni, camicie, magliette. Magliette dobbiamo andare. Eccoci qua. Ah, però qua ancora c'è una suddivisione, perché no, vabbè, si può anche andare giù così. Quindi adesso io mi bendo. Ecco qua. E vediamo se riesco a azzeccare qualcosa, perché vedo sempre in questi video persone che non azzeccano assolutamente niente. Ok, io sono bendata, non so se mi vedete perché io non vi vedo. E andiamo. Oddio, non lo so, non so neanche dove sto andando. Facciamo questo. Si è aperto qualcosa? Io rimango con questa cosa qua in testa. Un body basic bianco, carino, ci può stare. Che ne dite? Io direi di sì, anche se non so se poi mi andrà perché i body mi vanno sempre piccoli, anche se prendo la L, perché non so, sono alta e grassa probabilmente, troppo alta e grassa e quindi sono sempre troppo tirati. Però vabbè, mettiamo nel carrello 9,99, ci è andata anche bene per il prezzo. E poi a questo punto io gli metterei sopra un cardigan, quindi potremmo andare nella maglieria, oppure guardiamo prima pantaloni e gonne, però non so se pantaloni o gonne. Che dite? Io farei più gonne. Cerchiamogli una gonna, dai, perché di pantaloni ne ho tanti e è anche un po' più difficile avendo io cosce un po' particolari, quindi andiamo su. Gonne, io mi richiudo qui e parto. Mi posiziono, ok, qua al centro e andiamo. Ok, perfetto. Mi sono accorta adesso che stavo andando nel senso opposto, quindi non stavo andando da nessuna parte. Ok, va bene. Perché con questo mouse fallo sempre, non so mai se devo andare con il dito su o giù. Vabbè, comunque mi sto perdendo in chiacchiere come al solito. Partiamo. Torniamo un po' su, giusto per qua. Era la prima, probabilmente. Vabbè, comunque, bella. Mi piace, sta anche bene con il body di questa. Oddio ragazzi, che taglia prendo? Perché di solito prendo la L. Però se a vita alta potremmo tentare anche una M. Dai, tentiamo una M. Di questa la tentiamo. E a questo punto, oddio, mi fa malissimo un occhio. Cioè, me lo stava schiacciando con la benda. Vabbè, brucia tantissimo, non potete capire. Fa veramente malissimo, infatti sto piangendo. Ok, e allora, o gli mettiamo un accessorio. Davvero sto piangendo? Cioè, guardate! Ok, non vi guardo, guardo qui. Allora, o gli mettiamo un accessorio, però potrebbe anche andarci molto male, oppure vediamo abbigliamento cosa c'era. Vediamo, io vedrei maglieria, perché le giacche non mi piacciono. Guardiamo maglieria. E vediamo se si può scegliere con un cardigan. Vediamo.
Maglieria, vediamo proprio maglieria, filtri. No, mettiamo maglieria e non i top, perché top intende le maglie di maglia, per intenderci. Quindi, ci siamo? Io sono pronta. Posizionata? Ok, partiamo. Preso qualcosa? Sì, questo è interessante. Non so se c'entra qualcosa con l'outfit, però questo mi piace. Mi sembra anche abbastanza enorme. Che dite? Mi sa che di questo una M basta e avanza. Proviamo. Vai, aggiungiamo al carrello. E a questo punto io direi che ci siamo. Rivediamo il carrello. Scusate, io tolgo sta roba intanto. Ah, l'ho tutta zozzata di fondotinta, di tutto e di più. Il mio trucco, come è messo? Un po' così così, vabbè. Comunque, allora vi faccio rivedere le scelte, perché le ho scelte proprio tantissimo. Abbiamo il body, eccolo qui. Ah, tra l'altro io ho un cappotto tipo questo, quindi ci sarebbe anche bene. Ah, tra l'altro è costine, non l'avevo visto. Vedete? È fatto così, a costine. Ci sta, carino. Molto carino. Questo come si esce da qui? Come si esce? No. Oddio. Ho fatto casino. Ok. E poi la gonna. Questa qui a pieghette in ecopelle, che è molto molto carina, fatta così. E poi, come abbiamo detto, il pullover scollo V a righe, che è tipo tutto in ciniglia, questo scollo a V bellissimo secondo me. Guardate che bello, è anche abbastanza lunghino, quindi secondo me con la gonna non sta bene, però vabbè, vedremo. Vedremo, vedremo. Ok, niente, quindi questo è il nostro carrello. Vediamo, 69,97 euro. Inoltre all'ordine. Allora, non so se sono già registrata, sinceramente, comunque questa parte ve la ometto. Ok, ho compilato tutto per la spedizione, tra l'altro sopra i 50 euro gratuita, quindi arriva a casa tranquillamente. Se no, di solito quando è sotto i 50 euro faccio la spedizione in negozio, così è comunque gratuita. Io ho tanti negozi qua intorno, vado in negozio e ritiro io quando arriva, tanto comunque bene o male ci mette sempre lo stesso quantitativo di giorni. E adesso pago, quindi ancora una volta non ci vediamo, ci vediamo dopo perché non potete vedere i miei dati. Ed ecco fatto, ordine fatto. Mi hanno inviato un'email, stanno preparando l'ordine, mi faranno sapere quando lo spediranno. Intanto aspetto, ci rivediamo fra un 4-5 giorni quando il pacco sarà arrivato e vi farò vedere l'outfit finale. Eccomi qui, non ci crederete mai, ma sono passati solo 2 giorni e il pacco è arrivato. Eccolo qui, adesso lo apriamo insieme. Mi scuso se ho la coda, però purtroppo oggi ho fatto il tatuaggio, ve lo farò vedere bene in un video, e devo tenere i capelli con la coda per una settimana. Quindi mi vedrete così in un bel po' di video. Comunque, bando alle ciance, apriamo subito il pacco. Allora, per me sono passati 2 giorni perché ho ordinato martedì pomeriggio e oggi è giovedì, anzi, stamattina è arrivato il pacco, quindi ci ha messo 1 giorno e mezzo. Quindi io mi ricordo le cose, di sicuro voi ve le ricordate ancora meglio di me perché le avete viste 2 secondi fa, le cose che abbiamo ordinato. Con questo apriamo. Il pacco è bello grandicello, secondo me è il maglione che occupa tanto spazio. Allora, innanzitutto vedo che la gonna non è neanche impacchettata, cioè è così. Vabbè, vabbè, almeno una carta, qualcosa, ci ha messa così direttamente nel sacchetto non è il massimo. E eccola qui, è in perfette condizioni, sì. Ho dei seri dubbi che mi vada, però vabbè, andiamo avanti.
Poi abbiamo il body in questo spacchetto e poi li provo e li vediamo assieme, sperando ovviamente che mi vada tutto bene. Ok, eccolo qui. Questo, dai, dovrebbe andarmi, speriamo. Speriamo, speriamo, anche se è un po' trasparentino, mi sa. Vedremo. E poi abbiamo il maglioncione gigante, che però sembrava diverso dalla foto sul sito. Questa sembrava in ciniglia sul sito, questa banda, diciamo. E di questo mi sa, sì, ho fatto bene a prenderla M perché è gigante. Quindi niente, adesso, tra l'altro sono di due bianchi diversi, ovviamente uno è panna e uno è bianco, vabbè. Niente, quindi adesso vado a provare queste cose e ci rivediamo fra pochissimo. Eccomi qui, indosso l'outfit, non il maglione perché stavo morendo di caldo, però non sapevo come farveli vedere in questa postazione, quindi vi metterò qua le clip, io mi sposto un pochettino, così le potete vedere meglio. E niente ragazzi, è un vero epic fail questo video, perché il body nel video non si vede ovviamente, però non l'ho neanche chiuso, non ci arrivo, cioè io ve l'avevo detto all'inizio del video, con i body ho questo problema perché... Non so, sarò troppo alta, non lo so, cioè io sono 1,70, non è che sono altissima, ma non mi si chiudono, cioè allora, io potevo chiuderlo, però tipo la scollatura mi arrivava a metà del reggiseno da quanto era tirato, per farvi capire, quindi direi assolutamente no, e la gonna non si chiude. La gonna non si chiude e poi è un modello che mi sta da cani, io lo sapevo, però ho detto vabbè. Arriverà e poi potranno constatare che il plissettato non mi sta bene perché mi ingrossa ancora di più. Però vabbè, tanto comunque è piccola e vai. Invece il maglione non mi dispiace, il maglione è carino, lo guardo lì perché è appoggiato lì in questo momento. Non è come pensavo, con il collettino in ciniglia o comunque tutto in ciniglia eccetera eccetera, però è carino, mi piace, la taglia ci sta e niente, è un bello scollo a V, che altro dire, il maglioncino mi gusta, il resto no, bocciato, cioè soprattutto questo body è carino, a parte che potete vedere che è completamente trasparente, cioè si vede tutto quello che c'è sotto e no, poi no. No, non si chiude neanche. E poi non è che posso dire, vabbè, prendo taglia in più. No, vanno dalla S alla L. Ma aggiungete qualche taglia, per favore. Aggiungetela. Cosa vi costa? Niente, torniamo al centro. Eccomi qua. E basta, questo video è finito. Questo grandissimo epic fail è finito. Se volete altri video di questo genere, scrivetemelo. Oppure scrivetemi da che sito vorreste che io facessi lo shopping bendata. Magari evitiamo siti tipo Gucci, Saint Laurent. Che mi piacerebbe poter fare shopping bendata su quei siti, però purtroppo non è ancora il momento. Non sono ancora a quei livelli. E quindi niente, per oggi è tutto, lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al mio canale e basta, smetto di parlare, vi mando un bacione e alla prossima con un nuovo video, ciao!